È vero che uno dei principali problemi del mondo della moda sia l'enorme spreco di materiali e di progetti e che è difficile trovare il modo di riutilizzare tutto ciò che viene consumato dal fashion business? Oggi parliamo di una persona che ha trovato il modo per... Anna Fiscale è una giovane imprenditrice di 33 anni, laureata in economia a Verona e successivamente specializzata in Economics and Management of International Institutions and NGOs a Milano. Ha fondato e presiede l'impresa sociale Quid, con sede a Verona. Dopo la laurea, Anna ha trascorso del tempo in India con un'organizzazione che lavora con le donne. Successivamente si è trasferita a Milano per un master e ha lavorato con la Commissione europea a Bruxelles nel Dipartimento di Politiche dello Sviluppo. Il progetto Quid è nato dall'attenzione di Anna per il riciclo e il riuso del materiale di scarto di aziende tessili e negozi, combinato con un forte impegno per le donne fragili. Allievo. Insieme a Ludovico Mantoan, un ex allievo del Collegio Mazza di Verona, Anna ha costituito il primo gruppo di lavoro formato da 6 persone per dare vita a Quid. Fin dagli esordi, Anna e Ludovico hanno goduto del sostegno del dottor Veronesi, fondatore e presidente di Calzedonia, che ha investito economicamente su Quid e fornito tessuti non utilizzati dall'azienda. Nel 2013 nascono i primi prodotti di Quid, che attirano l'attenzione per l'ambizioso progetto che sta dietro i prodotti. Oggi l'azienda conta 150 dipendenti, di cui l'85% sono donne e il 70% hanno vissuti di fragilità. Il 70% dei dipendenti di Quid ha vissuti di fragilità, inclusi persone vittime di violenze, con dipendenza, con invalidità o ex detenuti. Quid offre loro l'opportunità di un lavoro stabile. Oltre alla produzione per i propri negozi, l'azienda lavora con marchi rinomati come Fendi, L'Oréal e Calzedonia, che chiedono loro di fare produzioni da vendere nei loro negozi. Oltre alla crescita a livello di materiali riutilizzati, Quid si impegna anche nella crescita umana dei propri dipendenti. Un esempio è la storia di Stella, arrivata in Italia con debiti e che oggi ricopre il ruolo di responsabile di produzione. Inizialmente era difficile reperire materiali per le produzioni, ma oggi sono le stesse aziende, fra cui brand rinomati come Burberry, Gucci e Fendi, che inviano i propri materiali direttamente ai laboratori del progetto Quid. Ci sono altre novità che puoi scoprire su Anna e sul suo progetto Quid e sul modo in cui ha cambiato il mondo della moda e della sostenibilità. Le puoi scoprire nei nostri canali LinkedIn e Spotify. Arrivederci alla prossima settimana. Mi raccomando, seguiteci.